è stata la top 5 più semplice di sempre. È il brawler più bannato di tutta la Brawl Stars Championship. Sì, ed è solo in quinta posizione. Perché? Lo scoprirete durante il corso del video. Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo tornati con la nostra serie del mese, la top 5 brawler. Vediamo infatti quelli che sono stati i 5 brawler più forti di quest'ultimo mese. Questo caldissimo mese. Ragazzi, io non so voi, ma sto registrando questo video di sera e ci saranno comunque 59 gradi. Ma non è che ci stiamo tipo avvicinando al sole e siamo tutti quanti in pericolo o qualcosa del genere, non lo so. So solo che mi sto sciogliendo, ragazzi. Infatti, vedete, ho messo le occhiaie da sole non a caso. Ok, basta con le belinate. Tra l'altro, scusate, ma perché abbiamo un brawler senza skin? Ma ti pare il caso, Ferre? Ah, oh, ecco, molto meglio. Ah, a proposito di skin, è uscita Belle, ragazzi, e mi sa proprio che domani la andrò a shoppare per vedere se per caso c'è di nuovo un set esclusivo di emote. Vi aggiorno molto presto. Mi raccomando, ragazzi, fate sempre un saltino nel live, il link è in descrizione. Vi ricordo di inserire sempre il codice Ferre prima di shoppare. Like, iscrizione e, ragazzi, fiondiamoci subito con la nostra top 5. Devo essere sincero, questa, dalle statistiche che vi mostrerò oggi, è stata la top 5 più semplice di sempre. Perché ci sono proprio 5 brawler precisi che si sono totalmente distinti dalla massa. Lo scorso mese in quinta posizione c'era la carissima Max, ragazzi, che è stata sostituita da niente proprio di meno che Squeak. Esatto. Che per assurdo è il brawler più bannato di tutta la Brawl Stars Championship. Sì, ed è solo in quinta posizione. Perché? Lo scoprirete durante il corso del video. 13 ban totali, 3 pick. Ma il problema è che di questi 3 pick non ha mai fatto neanche una win. Ovviamente vi ricordo che, per chi non lo sapesse, queste statistiche si basano sull'ultima Brawl Stars Championship, la competizione più alta del panorama e-sportivo di Brawl Stars, e che quindi basano le posizioni di questa classifica. Non è campata in aria così. Ve lo consiglio comunque parecchio, perché resta per il mio un brawler non skillato, ma meno skillato rispetto ad altri. Ha comunque un danno splash molto ampio ed è abbastanza facile rispetto ad altri brawler colpire. Poi è forse la miglior scelta per rallentare i nemici al momento attuale, quindi da prendere assolutamente in considerazione. Ma non prendiamoci in chiacchiere e passiamo subito alla quarta posizione, dove il mese scorso c'era Eve, mentre questo mese troviamo il pennuto, ragazzi, il buon Crow. Il buon Crow è stato, diciamo, bannato meno volte, infatti anziché 13 volte è stato bannato 11 volte, ma come Squeak della posizione precedente è stato piccato per 3, e di queste 3 volte ha vinto ben 2, quindi ha avuto un win rate del 66%. È anche lui un'ottima scelta per rallentare, ma il suo danno persistente, l'avvelenamento insomma, e la sua dinamica di anti-healer lo rendono veramente perfetto per gestire tutte le star power, i gadget e i brawler curativi, senza considerare il fatto che è molto veloce. Come vi dico sempre, i brawler molto veloci sono spesso i più skillati e quelli che in competitive tengono sempre botta, a prescindere dalle top 5. Non è che adesso Max non c'è più e allora boh, basta, Max è un brawler da non piccare mai. Max, Stu sono brawler veloci, sempre consigliati, sempre verdi, mi raccomando, ragazzi. E anche per questo ha sempre molto senso rallentare. Quindi questi ultimi due pick che vi ho dato, Crow e Squeak, importantissimi. Mi piacciono molto questi video perché mi vado sempre a rispulciare le vecchie posizioni e dico: cavolo, ma c'era questo brawler in terza posizione il mese scorso. Esatto, in terza posizione, quindi medaglia di bronzo, ci stava il buon Bo, ragazzi, che ahimè però adesso deve lasciare il posto alle nuove leve, anzi alle nuovissime leve, ovvero a Bonnie, mio ultimo rank 35. Penso che si commenti da solo. È un brawler versatilissimo, bisogna veramente stare attenti quando si gioca contro, perché in un attimo si può trasformare, diventare un qualcosa di completamente diverso. Può passare da veloce a lento, da corta gittata può diventare lunga gittata, da pochi danni può passare a farne tanti, può scappare via, può fare un sacco di robe, e non a caso mi è scappato questo rank così alto su questo brawler. Ma vediamo le sue statistiche, perché sono davvero davvero interessanti. Abbiamo infatti 12 ban, cioè ragazzi, i ban sono stati praticamente sempre gli stessi, come potete vedere, perché su tutte le posizioni stiamo mantenendo più di 10 ban a brawler, cioè questi
questi brawler di questa top 5 veramente dominano il competitive in questo momento. Comunque 12 ban per Bonnie, vince la medaglia come brawler più piccato, infatti ha avuto ben 10 pick, ma di questi 10 pick ha vinto solamente 5 volte, quindi ha un win rate del 50%. Se questa statistica fosse stata un po' più alta sarebbe riuscita a salire molto più in alto in classifica, ma il win rate dei prossimi due brawler è qualcosa di senza senso. E quindi Bonnie, purtroppo, anche se io ci avrei anche dato una posizione in più, l'ho dovuta tenere un po' più bassa perché in effetti gli altri due sono davvero forti. E infatti passiamo adesso alla medaglia d'argento, ragazzi, che il mese scorso era del buon Byron, che se ne esce fuori anche lui dalla classifica, ragazzi. Classifica completamente stravolta questo mese, guardate che roba. Perché, ragazzi, c'è Bonnie al... buonanotte, la sorella maggiore, Janet. Bonnie era prima, Janet al terzo posto, ragazzi. Janet che, al contrario di Bonnie, non ho né star powerato, non l'ho fatta neanche rank 30, ma è devastante. Infatti nei prossimi giorni magari occhio in live, perché magari ci potrebbe scappare qualcosa. Oddio, in realtà adesso c'è in corso la settimana solo Otis e poi bisogna fare recall 35, vi ricordo. Però prima o poi arriverà anche il turno di Janet, tranquilli. Cosa c'è da dire su questo brawler? Ha un colpo unico, è praticamente un long ma con un danno splash di base, e questo gli permette di andare a gestire una serie senza senso di brawler. Spike, che magari si protegge col suo cactus e niente, viene comunque colpito da Janet. Un ringhio con i suoi sacchetti, niente, viene comunque colpito da Janet. Penny magari piazza il mortaio, Eve niente, non ce n'è per nessuno, lei colpisce sempre, e se viene lasciata vola via e non ce n'è più per nessuno, sta per morire e vola via. È una roba fastidiosissima. Gli hanno nerfato la possibilità di piazzare la torretta, nessun problema, c'è il gadget nuovo che la fa jumpare qua e là. Vediamo le sue statistiche. Allora, è sempre stata bannata 12 volte anche lei, quindi restiamo su 12 volte precise. È stata piccata meno volte rispetto a Bonnie, infatti è stata piccata solamente 7 volte, ma quelle volte che è stata piccata ha vinto nel 71% dei casi. È un ottimo win rate, ragazzi. Effettivamente, anche, ripeto, se l'ho pushato meno e l'ho sicuramente giocato anche meno come brawler, devo dire che è inequivocabile quanto sia forte. Che poi tutto sommato c'ha comunque i suoi 5k di vita, che secondo me sono un po' tanti, è lì che potrebbe essere nerfata un domani. Cioè è molto molto resistente alla fine della fiera, oltre a poter volar via è anche resistente. Cioè secondo me, anche per come è concepita, dovrebbe essere un brawler molto più squishy di così. E ragazzi, insomma, per concludere questa top 5 arriviamo al brawler che, ragazzi, cioè è una roba senza senso. Molti avranno già capito chi è, perché veramente anche il ladder ha fatto i macelli in quest'ultimo periodo. Medaglia d'oro per lui, va a spodestare il primo posto che era di Janet, che abbiamo visto semplicemente calare in seconda posizione. Sì, è un po' curiosa sta cosa, che praticamente Bonnie non l'abbiamo neanche vista entrare in prima posizione. Cioè è entrata in top ma in terza, molti magari se l'aspettavano in prima. Ma questo brawler è entrato a gamba tesa, tra l'altro in una dinamica che è già successa tempo fa. Ragazzi, sto parlando del buon Carl. Ragazzi, il buon Carl al momento attuale è un brawler senza senso. Fa danni da vicino, fa danni da lontano, ha tanta vita, è veloce, ha degli ottimi gadget, può colpire anche dietro i muri, se spara poi si sposta, si muove bene, cioè è una roba fastidiosissima. E le sue statistiche confermano tutto quello che sto dicendo ampiamente, perché ha 12 ban sulla schiena, quindi anche lui se ne è presi tanti come gli altri. Ha la bellezza di 10 pick, quindi praticamente quando non era bannato l'hanno sempre piccato. E ricorderete, come vi ho detto poco fa, che 10 pick è, a pari merito con Bonnie, il massimo di pick che vedremo in questa top 5. Quindi è stato il brawler più piccato dell'ultima Brawl Stars Championship. E ciliegina sulla torta, ciliegiona sulla torta, il suo win rate. Ragazzi, 9 volte su 10 ha un win rate del 90%, ha vinto praticamente sempre. Non sapete che brawler potenziarvi? Ecco, ve l'ho appena spiegato. Davvero, occhio ragazzi a questo brawler, perché è quanto più forte ci sia al momento attuale su Brawl. E sicuro lo nerferanno o sulla gittata del colpo o sulla velocità del piccone. C'è poco da fare, perché in questo momento ha entrambe queste due statistiche boostate. Il piccone è veloce e la gittata è tanta. C'è poco da fare. A meno che non si inventino un bilanciamento completo
completamente nuovo, ma questo lo vedremo solamente col prossimo bilanciamento. Io per ora mi fermo qua, ma vi ricordo che per il prossimo mese ci sarà anche l'ingresso in competitive di Otis, e attenzione, perché già solo l'ingresso di un nuovo brawler basta per conquassare tutti gli equilibri che abbiamo visto oggi. Ovviamente, se il mese scorso parlavamo di outsiders mettendo i thrower, questo mese non parliamo proprio di outsiders, perché la differenza tra i brawler in top e gli outsiders è veramente troppa, e un brawler come Carl ha fatto completamente fuori thrower. Ma di questo ne riparleremo, ragazzi. Come sempre, io soprattutto in questo periodo vi ringrazio tantissimo per il supporto. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con la parola Broken Carl. Noi, ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Ciao belli!